E benvenuti in questo nuovo video. Io sono Izotox e oggi siamo qui con Clash Royale. Poiché innanzitutto volevo aprire il baule del clan. Infatti ovviamente siamo arrivati a 10 su 10, quindi vediamo cosa ci può uscire in questo baule. Andiamo a aprire. Allora, innanzitutto, vabbè, 3150 di oro, 525 normali, 5 epiche e 52 rare. Quindi andiamo a aprire e vediamo un pochettino. Allora, ovviamente l'oro è questo, 17 spiriti del ghiaccio, 7 lapidi, 8 golem di ghiaccio, una tornado, una furia, 167 giganti royale, 3 pecca, capanne dei barbari e quanto cacchio stiamo? Niente, mortaio per 284, che schifo, porca miseria. Se non ci fossero stati praticamente giganti royale, questo qua e forse anche il golem di ghiaccio, questo chest wing faceva proprio schifo. Comunque dai, mi accontento, non fa niente. Allora, questa sarà l'ultima puntata della sfida stregone elettrico, perché ne ho fatte pure troppe per i miei gusti. Ho già sclerato nella puntata precedente, quindi non vorrei sclerare anche questa. Ho speso 100 gemme per fare una battaglia, ero arrivato tipo a 6 vittorie. Poi ho perso e ho rispeso 100 gemme e adesso sto a 3 vittorie e 2 sconfitte. Quindi molto probabilmente so io che sono una pippa. Il mazzo, ovviamente, ho appena rifatto il mazzo, non mi ricordo se è uguale, non ci sto a capire più niente. Comunque è questo, ve lo sto facendo vedere in questo momento. E partiamo subito con questa sfida. Speriamo di far bene, speriamo almeno, io punto almeno a 5 vittorie. Quindi vediamo un pochettino. Allora potrebbe anche finire praticamente subito. Allora lui parte con quel bel ragazzo, quindi io direi di partire da quest'altra parte col domatore di cinghiali. Allora vediamo un po'. Che cacchio è successo? Ha abbandonato e si è riunito, non ho capito un cacchio di niente, va bene. Ah sì, ha abbandonato e si è riunito, magari gli è crashata la connessione. Speriamo che è sempre così. Allora, vediamo un po'. In questo caso possiamo fare così e fare così. Almeno togliamo tutto quello che c'è dietro. Mettiamo lo spiritello del ghiaccio. Perché non ha... Ma no, vabbè, sta zitto, stai zitto. Izotox sta zitto. Allora, ci siamo difesi bene perché la sua torre è molto più danneggiata della nostra. Quindi va bene così. Allora, vediamo un pochettino. Innanzitutto questi goblin ovviamente fanno il loro sporco lavoro come al solito. Ok, allora lui ha messo l'estrattore, quindi io direi subito di partire malamente. E vediamo un pochettino. Ok, non dovrebbe, ecco, avere difese. Porco, due buttata proprio sta fireball. Poi dite perché perdo. Porca miseria. Ragazzi, ho fatto una gran cavonata, mannaggia. Dai, su. Oh, colpiscilo. Che cavolo. Amen. Ok, allora adesso lui ci sta andando su di Elisire, quindi questo non va assolutamente bene. Ancora non riutilizzo lo stregone elettrico, se non sbaglio. Allora, vediamo un pochettino. Possiamo allora fare così e così, almeno lo stoppiamo, perché quel coso fa veramente tanti danni. E direi di buttare una bella fireball qua, almeno spacchiamo tutte e tre le cose. Perfetto. Allora, adesso che cosa possiamo, come possiamo procedere? Aspettiamo che si carica l'elisir. Allora, lui ci mette lo stregone elettrico, quindi io direi di partire dall'altra parte col domo delle cinghiali, perché già sapevo che logicamente avrebbe messo il gigante. Ok, mettiamo i barbari scelti e anche il mini pack, così abbiamo una difesa proprio ferrea. Allora, facciamo così, mettiamo l'oro, perfetto. E io direi di mettere anche lui e lui. Allora, vediamo un po'. Boom, perfetto, va bene ragazzi, va bene. Ha messo nuovamente il coso là, quindi dobbiamo procedere in questo modo. Fatemi ragionare un attimo. Allora, possiamo nuovamente mettere i barbari scelti. Tanto dobbiamo aspettare un pochettino. Ok, in questo caso dobbiamo metterli subito. Forza, dai. Oh, mannaggia, guardate se non vinco adesso, Guardate se non riesco a vincere per poco. Ragazzi, io rosico. Ragazzi, rosico. Guardate. Queste sfide di merda non le faccio più. Mi sono ripromesso di non sclerare come la scorsa puntata. Quindi va bene. È un gioco. Ricordati che è soltanto un gioco. Ci ha dato anche un'epica per consolazione praticamente. Quindi è un gioco di merda.
Ci siamo fatti 29.000 di oro, quindi altra 10.000 più o meno mi compro lo stregone elettrico, così almeno a fatica mi hanno fatto spendere una cifra di gemme, quindi me lo voglio prendere. E niente, a questo punto direi di farci anche una partita online. Ne ho vinte due di partite online oggi, quindi speriamo bene. Ok, allora lui parte subito cattivo, gli metto il golem di ghiaccio, così dovrebbe buttare giù tutto, perfetto. Facciamo così, ok, va bene. Non ci sono problemi. Io in questo caso potrei anche partire con loro e vediamo un po' se ha la zappa in mano. Penso proprio di sì, sicuramente. Ah, ok, perfetto, la principessa. Mamma mia, i danni. Madonna santa, guardate come va giù la torre. Guardate, cioè, assurdo. I goblin zaccagnatori, come li chiamo io, fanno veramente tanto male. Allora, adesso possiamo mandar via la sua principessa così, mettere lui e facciamo praticamente fuori tutto in questo modo, ok? E mettiamo anche il nostro domatore di cinghiali, perfetto, vediamo un po', per mamma mia, adesso quanti danni subisce sto povero ragazzo, non lo so. Vorrei mettere anche un bel... Madonna, rosicato! Come godo, come godo! Fa fatica, rosicato! Dai, è così! Va bene, non me ne frega niente dello stregone elettrico. Tre corone per noi, vi ho dimostrato che non so, proprio scarsissimo, diciamo. Voglio arrivare a 3200, quindi facciamoci un'altra battaglia, visto che questa è durata veramente pochissimo. Allora, questo è italiano, forse? Auto Royale, che non lo so, vabbè, comunque non fa niente. Allora, abbiamo delle carte abbastanza buone all'inizio. Io direi di far partire lui, ok? Va bene, è partito cattivo, quindi noi partiamo dall'altra parte, come ovviamente si fa in questi casi. Aspettate un attimo, fatemi ragionare. Allora, i goblin zaccagnatori ora fanno un devasto proprio, fanno il casino. Io continuo ad attaccare da quest'altra parte. Allora, lui adesso sicuramente metterà, ecco, qualcosa dietro al golem, perché ovviamente è scontata questa cosa. Quindi spacca lui, spaccalo, dai, veloce. Ok. E adesso lui dovrebbe pensare a massacrare praticamente il golem. Loro dovrebbero levare il supporto del golem. Va bene così. Ok, allora io direi nuovamente di partire in questo modo. E vediamo un po', vediamo un po'. Ha utilizzato un sacco di elisir, quindi teoricamente questa torre dovrebbe andare giù. Uno e due, perfetto. Due colpi l'ha dati, quindi va benissimo così. Vediamo un po', porca miseria, va bene, ok, e i danni adesso se ne subisce nuovamente tanti, quindi tipo 1922 di danni, va bene. Ora, come possiamo procedere? Innanzitutto recuperiamo un po' di elisir, così almeno possiamo pensare a nuovi attacchi. Lui è partito con il cacchio di coso là, l'estrattore di elisir, quindi io voglio fare un attacco pesante, vediamo un po', perfetto. Ok, il mini pack è rallentato, il mini pack è rallentato, un altro colpo mi sta bene, perfetto. Ok ragazzi, ci stiamo comportando veramente bene, la sua torre è molto danneggiata, non ci sono problemi, non ci sono. Ha messo il golem, quindi ora dovrebbero essere nuovamente danni seri, vediamo un pochettino. Dai, forza col zaccagnatore, perfetto. Ora, mettiamo una bella principessina qua, almeno dovrebbe eliminare il suo stregone di ghiaccio, lui... vuole fare un attacco cattivissimo, infatti si vede. Quindi, cacchiarola. Ok, dai, 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 va bene, va bene, va bene. Non ci sono problemi, non ci sono problemi. Facciamo così. Perfetto, il golem non vuole andare giù. Non ci sono problemi perché tanto, ok, io l'ho spaccato anche l'altra torre. E io a questo punto direi di partire cattivo da questa parte. Almeno non ci può dar fastidio. Ok, mamma mia, ci siamo difesi alla grande, ragazzi. Come ci siamo difesi? Noi stiamo facendo anche altri danni alla sua torre, quella centrale praticamente, l'unica che gli rimane, quindi va bene. Però voglio anche difendere, non gli voglio far fare nulla, nulla gli voglio far fare. Guardate là la torre centrale, ragazzi. Guardate la torre centrale, guardate la torre centrale, va giù e tre corone un'altra volta per noi. Va bene, mi sono ripreso. Ora, altre tre corone per noi. Apriamo un altro baule della corona. Vediamo un pochettino cosa ci può capitare all'interno di questo baule. Altri gigante royale e altri mega sgherri. Siamo a 3210 coppe, quindi va benissimo. Il video di oggi si può concludere qua. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al mio canale YouTube, di lasciare un like anche alle pagine di Facebook, che come ogni video troverete all'interno della descrizione. Se volete essere salutati all'interno del video lunedì, vi basta lasciare un mi saluto qui sotto nei commenti e io provvederò a farlo. Vi ringrazio tutti quanti per i 450 iscritti e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!